Lupo. Ok.
Abbiamo una catala. Sei lì, tacchiti. Quasi tirato la troppo. Questo non lo so se è a posto qui. Ok, okay.
Chisto in mesta. Ma. Questo è lui. Chisto. Zari se che va in cima. Sì, tac, da lì. Archete, da lì che bella. Questa non tocca da nessuna parte. Perfetto. Ottimo, ci sono molto chisti. Ho le belle S qui. Ho le belle S qui. Sono mie, sì. Eccolo lì, vai dentro. Ah, le dita, le diti. Dalle, che bella. Questo è il mio americano, no? Sì, eh?
Mica ma. Lui è lì e lui. Caro amico, ti iscrivo. Aia, le dita, i diti. Cazzo. Oh, io, io. Oh no! Du ligger här som vanligt. Era comunque già qui. Bene, ottimo. Adesso il cavo del cambio. La clima intanto lasciamo così, che cambiamo il radiatore. C'è il vaporizzatore. Cacchio, guardino del carro. Che già via. Allora gli diventa. Sapevo già io che andava a finire così. Ah, cazzo.
Stronzo. Mamma, non riesco a fare il video, Daniele. Visto che l'ho già raccontato prima, ma la GoPro non l'ho fatta partire, quindi rifacciamo. E vabbè. Questo è un separatore dei vapori dell'olio, che finalmente alcune case costruttrici hanno capito di montare già di fabbrica, perché è una porcheria. Perché è una porcheria? Perché per esempio sul Patrol che avevo, i vapori dei gas di scarico, i vapori dell'olio del blocco motore venivano aspirati dall'aspirazione dell'aria, passavano attraverso il turbo nell'intercooler, quindi diventavano freddi, condensavano sia nel turbo che nell'intercooler, lasciavano in giro olio dappertutto. Ecco, questo è il sistema che Man monta. Io pensavo che questo fosse un pezzo separato, no? Che c'è il coperchio e diciamo il decantatore, però sembrerebbe di no, perché cioè qua sembrerebbe di sì, ma non riesco a staccarlo, quindi mi sa di no. Però potrei provare ad aprirlo. Ecco, una porcheria, perché c'è dentro una valvola. C'è dentro una valvola che a membrana. Qua c'è, non c'è la vite, no? La molla con la membrana. Tac. Qua praticamente entrano i vapori, salgono qua. Questa non so cosa fa, per proprio bene, fa questo lavoro qui. Penso che no, però c'è la molla lì. Mi sa che è una anti-vacuum, qualcosa del genere, che non lascia. Se dovesse crearsi una depressione di qua, questa chiude. Qua ci sono due buchi, quindi viene qua, in qualche maniera torna su, da sopra ritorna qui e da qui va nel blocco motore. Però infatti è pieno d'olio. Io pensavo che fossero due pezzi, invece no. Bon, lo rimontiamo e buonanotte. Facciamo una posizione chirurgica, guardando di non far decollare tutto. Perfetto. Perfetto, e le lì, ottimo, questo diamo una pulita e rimontiamo. Questo lo rimetto una lì, così, tacchete, è lui. Io volevo mettere il filtro di carta perché secondo me è meglio, ma anche se poi bisogna sostituirlo, mentre la plastica no. Però vabbè, lo terremo così, come si dice. Questo ancora una volta ha la sua posizione di montaggio. Tacte.
prima questa. Rimettiamo più o meno dove era prima. Tacte, è lui e poi l'altro. Ed è lui di nuovo, attaccate le viti che tengono giù il nostro decantatore, perché il filtro di carta? Perché il filtro di carta è un po' più efficace di un decantatore così di plastica. Così di plastica non ne avevo mai visti, infatti mi aspettavo il classico filtro di carta, però per fare un nome, se si va a guardare come Provent fa, sì, Provent, il Provent 200, che è della, non credo sia della Manfilter, non mi sembra, così a memoria, loro hanno l'inserto di carta, il filtro di carta, mentre qua è di plastica. Guardate, se Man reputa che così va bene, al narrabene anche in sci, come si dice. Adesso io che volevo fare era prendere il numero del turbo, perché spero che non sia il prossimo da dover cambiare. Ah no, guarda lì, 55, però non so se è il pezzo intero o se è 53. Io oggi lo zoom, facciamo lo zoom. Possiamo vedere qua che il nostro collettore di scarico è crepato. E per fortuna sono tre pezzi, c'è il pezzo frontale, cilindro 1 e 2, 3, 4 e 5, 6, sono tre pezzi, quindi devo cambiare solo quello centrale, però costa 130 140 franchi e 70 e 90 o 90 e 70, e mi sa che a sto punto cambierò poi tutto e boom, almeno è nuovo tutto, perché sicuro che adesso è crepato questo, il prossimo a creparsi sarà o quello davanti o quello dietro, quindi cambiamo tutto e via. Questa non l'abbiamo ancora fatto, montaggio para insetti, è lì, lasciamo lì. Questo è riempimento, cioè svuotamento e riempimento. Questo è montaggio del ventilatore e questo del radiatore. Adesso facciamo una cosa per sicurezza. Abbiamo visto i lavori che abbiamo fatto, adesso andiamo solo a controllare se fai tutto. Per mia cagata. Questa non è avanzata, ma è una di riserva che avevo in giro. Montaggio, sradiatore e intercooler, montare attrezzo sollevamento, l'infai, se no adesso mi tira dentro, inserire il radiatore, portare il radiatore di affidamento con l'intercooler in posizione montaggio, sì. Io avevo staccato anche questi per fare più comodo a rimontarli poi. Difatti si è rilevata una soluzione vincente. Secondo la marcatura, sì, non li abbiamo marcati, ma ho guardato sul radiatore vecchio dove erano montati e mi ha montato allo stesso posto. Infatti anche le altezze combinano, perché sennò ne avremmo avuto molto più basso. Avvitare le nuove viti, avvitare la nuova vite con rondelle serrare. Che
Il cuscinetto a destra, esatto, sì. Ripetere operazione sul cuscinetto destra. Ecco, questo dobbiamo controllarla. Non l'abbiamo ancora fatto. Ripetere operazioni sul cuscinetto destro e post. Montaggio della barra di appoggio sinistra e destra sulla staffa. Ok, questo qua abbiamo fatto. Inserire le nuove viti, avvitare i nuovi dadi e serrare i dadi tenendo ferme le viti. Ma non quella più. Abbiamo tolto la copia di serraggio, non l'abbiamo fatta, da fare. Abbassare l'attrezzo di sollevamento fino a quando la catena per imbracatura non si sgancia. Sganciare il gancio, sganciare il gancio. Abbassare l'attrezzo di sollevamento in una maniera con la catena di imbracatura. Fatto. Questo l'abbiamo fatto, infatti avremmo dovuto farlo subito. Ma tac tac, anche qua l'abbiamo messo al suo posto e non è proprio così sul mio, non è proprio così, ma scende sotto e ha un ligarex qua. Montare il tubo flessibile con la seconda marcatura, questo quello inferiore l'abbiamo fatto, quello sopra l'avevamo marcato, lo si vede nel video di smontaggio. Il clima lo lasciamo così, portare le fascette stringitura in posizione serale. Il clima non l'abbiamo ancora montato, c'è il condensatore del clima perché voglio sostituirlo, infatti non è in buonissimo stato. Tac, 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 questi qua sono ancora da fare. Applicare la linea in posizione di montaggio. Sistema montaggio, la griglia antinsetti, montaggio del gradino paraurti, questi qua. Buono. E questo non è così. La rete parainsetti, intanto la lasciamo lì dov'è. Questo non fai. Il visco ventilatore, questo è importante. Ecco, questi dobbiamo controllarli, non li abbiamo fatti. Però ce ne diamo dopo dov'è che sono. Questo è lo smontaggio. La mozza della ventola l'avevamo fatto, si dà i dati di fissaggio, rimuove il ventilatore di mozza ventola. Questo qua noi l'avevamo messo in questa posizione prevista, montaggio del ventilatore, montaggio del ventilatore. Ok, per ricordare di mettere l'applicazione accurata di stagionati, per esempio applicare il ventilatore sulla mozza ventola, fai applicare un strato sottile sigillante sulla filettatura dei dadi. Questo non l'abbiamo fatto. Questo possiamo farlo poi, avvitare e serrare i dadi di serraggio, e allora anche questo li rifaremo. Posizionare il connettore elettrico spina, in modo che non si soggetta a sfregamenti e piegature in base alla marcatura. Uno, ecco, questo l'abbiamo fatto. Applicare la fascetta, avvitare e serrare i dadi di fissaggio, applicare il cavo ventilatore nel supporto tubazione. Okay, la fascetta, serracavi in base alla marcatura. Serrare e tagliare con la pinza le fascette serracavi, però le serracavi noi non ne avevamo. No, non è che vuole i serracavi. Ah, per via della presa, noi non avevamo smontato la presa, l'avevamo lasciata lì. E questo è ancora ok, questo anche abbiamo dei lavori da finire, che è loctite 270 più newton metri. Adesso facciamo il riempimento del liquido di raffreddamento. Io volevo riempirlo da qui perché penso che sia quasi più comodo, però la copertura che mi aveva roba dappertutto. Ma sennò da lì, poi da fuori c'è quel sipa e pan bagnà. Proviamo con questo, che è quello che va dentro meno.
e vediamo. Se sentiamo sgorgogliare da qualche parte, vuol dire che ho dimenticato di montare qualche tubo. Ecco, infatti. Cazzo, merda. Sono proprio dei tappi della minchia. Mamma mia, dopo domani siamo in fine. Cazzo. Proprio qui lavori del cazzo che non va mai bene niente, brutto cane. Cazzo. Se mica un casci su un tubo e mi gromi il tubo della grandezza giusta. È già pieno. Finito. Ho risparmiato 20-40 litri di liquido di raffreddamento. Vaffanculo. Ho tirato la cabina e fanno comunque da lì. Ecco, è pieno. Strano, per una volta il montaggio va più veloce dello smontaggio. Che dici? Perfetto.
liquido di raffreddamento dovrebbe essere a posto, nel senso che è tornata nel radiatore, nel circuito di raffreddamento, la stessa quantità di liquido che ho tirato fuori, a parte un po' che è andato per terra. E col tester non ho la possibilità di attivare la circolazione completa del liquido di raffreddamento, quindi per essere sicuro che sia arrivata almeno al motore vado a toccare se i tubi del liquido di raffreddamento contengono il liquido di raffreddamento, almeno quelli che vanno al motore, poi vediamo. Proviamo qualcosa di interessante, proviamo sicuro, ma quello che dovrebbe essere pieno è questo, ed effettivamente lo è. Qua abbiamo liquido raffreddamento, il ritorno di sotto, in teoria, quindi la SEM, se fino lì è pieno, non è male. Una cosa buona e giusta che si potrebbe fare è scaldarlo, intanto che il liquido di raffreddamento possa circolare, ma visto il casino che c'è in giro. Finalmente ho trovato anche questa barra, che non era altro che qui.